Allora, stiamo partendo da Varenna, stiamo facendo la seconda tappa adesso. Ieri sera come ti sei trovata lì a dormire? Molto bene. Sì, molto dai, c'è bene. Questo B&B Orange House, che non è davvero male, anche la colazione è buona. La tappa di oggi sono 11 km, sono circa 500 metri di dislivello, e che va da Varenna a Dervio. Quindi oggi si va a Dervio. Anche qua non scherzo, già parte bello alto. Allora, dalla stazione di Varenna si attacca al sentiero, c'è proprio il cartello con le indicazioni. La prima parte tutta bella in pendenza su mulattiera, scalinate, e si arriva in questo posticino carino dove si apre un po' di panorama. Lì è Varenna, credo, dove siamo saliti, quella roba lì, e proprio la mattina ti può fare tutto questo cavolo di salita dopo mangiato. È abbastanza faticoso, dopo colazione, subito dopo colazione non è proprio il massimo fare tutta quella salita lì. Ok, noi siamo qua. Adesso va, arriviamo a Dervio. Allora, siamo a Gittana e praticamente vicino al il sentiero passa su una lunga gradinata qua di fianco al cimitero. Riforniti d'acqua quando sei a Varenna, perché per ora non ci sono rubinetti, cose in giro. Ah, per venire a Gittana da Varenna si fa tutta la salita, no? E poi scendi perdendo quasi la totalità del dislivello fatto. Quindi bisogna rifare tutto quanto, e infatti adesso di nuovo tutto in salita. Proprio la pace dei sensi qui. Dai. Oh, poi bello fresco, anche quando sudi, quando c'è il fresco è bello camminare. Buongiorno. Faccio la campagna. Buongiorno. 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 Allora, da qui si vede il Galbiga, che è quella vetta qua. E boh, tipo un anno fa eravamo lì su quella cima a guardare qua questo lato, spettacolo. Se puoi fai un salto a Monte Galbiga
Tra l'altro c'è il rifugio Venini lì sotto, uno spettacolo, si mangia bene, c'è un panorama bello bello, bello bello, vero Stro? Confermi? Mozza fiato. Il presepe è fatto di polistirolo. Perché mangerei un briochino? Ma vuoi il briochino tu? Che briochino vuoi? Che briochino vuoi? Quanti ne hai preso? Che questa furba qua ha rubato due briochine al B&B. Perché una furbona? Una non ho preso. No, due. Uno e mezzo. Che monella. Che imbarazzo. Occhio che qua è gelato, eh. C'è il ponte qua gelato. No, non è legno. C'è il ponte praticamente gelato. Vedi che è tutto bianco. Eh sì, fai la cretina e poi scivoli. Vabbè, io dopo che ho fatto un po' di voli, male al sedere, solo a pensarci, mi viene la prudenza. Mi sale la prudenza. Mi sale la prudenza, quella proprio dura, tosta. Ok, sono a Bellano. La Stefia è andata avanti, l'ho persa. E la situazione è questa, vedi che adesso a Bellano siamo scesi, adesso bisogna rifare tutto il dislivello, che sono circa altri 300. Bellano, tutto il suo splendore. Ok, confermo che il sentiero non passa da Bellano, proprio città, bisogna fare un pezzettino e scendere, risalire per riprendere il sentiero. Ok, a Bellano c'è questa centrale d'acqua, non so, una roba del genere. Basta seguire il sentiero del viandante, passi da qua per forza. Facciamo un carico d'acqua. Allora, adesso siamo a Oro, che è qua sotto, questa è la parte alta di Oro, e mo praticamente siamo quasi arrivati, adesso a Dervio proprio si vede a vista, qua avanti, manca poco, saranno 3 km, c'è l'ultima salita da fare, poi discesa diretta a Dervio. Che belli! Hai visto? Ringrazio il fantastico proprietario del Orange House per il panino. Questa era la nostra colazione. Io me lo sono portato. Io me lo sono portato dietro. C'è scamorza e pane, che è buonissimo sto pane. Con i cereali lì. E tu cosa hai preso invece? Brioscina. Ma tu non ti sembra che hai fatto un panino buono buono con formaggio e. Questo voglia perché è dolce. Dopo mi dai un pezzo di quel panino. Questa cosa mi ha sconvolto. C'è un lucchetto rosa fashion al cancello, però non c'è nessuna rete, non... Uno può entrare e uscire come vuole. Ok, siamo praticamente a Dervio. Ricordo sempre che tutte le tappe hanno la ferrovia attaccata, quindi qualora qualcuno volesse fare le tappe separatamente può farlo tranquillamente, perché fino a Colico c'è il collegamento ferroviario. Adesso ormai siamo arrivati, direi che il video posso anche chiuderlo, finirlo qua. Ti farò vedere un po' la città com'è sotto lì sulla costa del lago, e ci vedremo domani per la continuazione, o no Strofi? Giusto, vero? Guarda che bello. No, beh, comunque è davvero bello sto sentiero che porta
a Dervio e stupendo.